L'allenatore sarà il prossimo passo del prossimo Teramo e salvo clamorose sorprese sarà Antonino Asta, che è sempre stato il pensiero numero uno della dirigenza biancorossa. Il tecnico di Alcamo ha già dato la sua disponibilità ad accettare la sfida di rilanciare il Teramo in una stagione nella quale per il diavolo sarà fondamentale non fallire, come è accaduto in questa. E allora via anche ai colloqui che il direttore sportivo Giorgio Repetto avrà con molti elementi dell'attuale rosa e i cui contratti rappresentano di fatto una zavorra enorme per le casse del club di Campitelli. Molti giocatori, qualunque sia la scelta riguardo all'allenatore, non saranno più parte integrante del progetto tecnico ed ecco perché il direttore sportivo vuole vedere le carte e in accordo con la dirigenza vagliare la strategia migliore per arrivare ad una soluzione che snellisca il parco atleti e renda il Teramo economicamente più sostenibile. Parallelamente si chiuderà con l'allenatore, anche se le candidature concorrenti rimangono ancora in essere, come quella ad esempio di Ottavio Palladini, principale alternativa ad Antonino Asta. L'ex tecnico della San Benedettese è da tempo in corsa, ma con la pista Federico definitivamente sfumata, le quotazioni dell'ex centrocampista del Pescara sono leggermente in flessione. Altri nomi per il momento sarebbero fuori gioco, ma non sono e sarebbero allo stato attuale comunque delle sorprese, da non escludere assolutamente almeno in questa fase. Ma il Teramo proverà con tutte le sue forze a chiudere per Asta, il prima possibile, per presentarlo già la settimana prossima col nuovo direttore sportivo e dare finalmente inizio al nuovo corso biancorosso.